Gentili telespettatori, ben ritrovati sui cieli di Guidonia. È l'ultima giornata, il momento decisivo per l'assegnazione del titolo italiano del lavoro relativo a Quattro Elementi. Poi seguiremo anche la precisione in atterraggio al comando. Per quanto riguarda gli esordienti, abbiamo il team Amnesia davanti al team Oxygen, e quindi Brainstorming. Per gli assoluti, Extremo guidano la classifica dopo il nono round con 156 davanti a Energy Cumiana, distaccati a 144, e Kevara, team tutto al femminile, con 135. I giochi sono ancora aperti, soprattutto per quanto riguarda il podio. Qui stiamo assistendo a un bel gioco di free fly nei cieli di Guidonia, nei pressi di Roma, dove quest'anno si è tornati a gareggiare dopo i mondiali che si tennero nel 95, ancora prima i mondiali militari. Ritroviamo al mio fianco Carmine Della Corte insieme a Leonardo Elia. Buon pomeriggio a entrambi. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Rai Sport e a tutto il mondo paracadutistico. Buon pomeriggio a tutti quanti. Buon pomeriggio a Maurizio Piergentili. Alla parte tecnica si susseguono costantemente dalla mattina presto i lanci dei tantissimi atleti che hanno composto le 27 squadre che danno vita a questo campionato italiano. La gente nella giornata di ieri sabato è accorsa davvero molto numerosa, ma già dalle prime ore della mattinata si contano circa 3.000 persone, ma in continuo aumento. Persone che, lo ricordiamo, vanno all'interno di un aeroporto militare, sede del 60° stormo dell'aeronautica militare italiana, scuola di volo a vela, quindi è una struttura operativa. Carmine, problemi anche di ordine e di sicurezza. Qui stiamo vedendo alcune immagini proprio di quella che è l'attività del 60°. Sì, quello che abbiamo visto ieri nella trasmissione di ieri è quello che è stato fatto in passato a Guidonia, però adesso noi stiamo vedendo proprio gli istruttori del 60° stormo e dell'attività principale che si fa su questo aeroporto, che è la scuola di volo a vela. Aeroporto Barbieri, meglio conosciuto come aeroporto di Guidonia, aeroporto che ha una lunghissima storia legata proprio alla sperimentazione aeronautica. Qui c'è la più antica galleria del vento d'Italia e una delle prime al mondo. È una sorta di monumento nazionale che dovrebbe essere restaurato, dovrebbe essere riportato agli antichi splendori, perché fa parte della storia italiana, non tanto della storia militare o dell'aeronautica militare in particolar modo, ma fa parte della nostra cultura scientifica che negli anni ha dato lustro a quello che è l'aeronautica italiana. E qui vediamo attraverso questa bellissima clip questo volo a vela aliante. Per molti è il volo puro, il volo assoluto. Sì, diciamo che qui sono i ragazzi dell'Accademia che vengono, gli viene fatto questo corso, però c'è anche di dire una bellissima iniziativa, e qui quando le istituzioni si incontrano tra Comune, tra CONI e tra Aeronautica Militare, ci sono i corsi di cultura aeronautica, dove negli ultimi tempi 320 ragazzi delle scuole di Guidonia e dintorni hanno potuto fare un'attività di volo. Guardate che bel looping! Sì, proprio sull'aeroporto di Guidonia. Io lascerei alle musica, la musica e l'immagine. Lasciamola. We'll be right back.
E ritorniamo con le immagini sulla diretta della gara che continua ad andare avanti. Questa bellissima clip ci ha ricordato che i piloti italiani sono i migliori al mondo. La tradizione è antica e questo è l'aeroporto Alfredo Barbieri di Guidonia, alle porte di Roma. 130 atleti hanno dato vita in questi 4 giorni a questa competizione che sta per concludersi adesso con l'ultimo round relativo alle figure in caduta libera a 4 elementi. Intanto abbiamo la nostra rappresentativa nazionale, la nostra nazionale di free fly, i vertical fly, che sono rappresentati da Luca Rosa, che è un veterano del paracadutismo italiano, che è il video. Due giovani ragazzi che sono Dennis Cassioni e Jacob Stefan, che sono i due performer, ecco, che sono usciti, incominciano a fare un carving con la sovrapposizione. Ecco qui un satellite chiamato, col video che ruota nella parte opposta alla loro. Una doppia presa ed up. Ecco qui che parte un trick ideato da loro, bellissimo. Molto questo difficile, è libera, questo è un lancio questo di libera. Questo è un lancio libero. Questo si chiama ping pong. Questo è un out face, un carving out face. Ecco che vanno in deriva con una sovrapposizione. Da qui inclinano l'angolo e vanno in fine lavoro. Bellissimo lancio. Meravigliose, meravigliose queste immagini. E qui dovremmo avere un lancio di obbligatorio. Di obbligatorio, il secondo lancio di gara, con un'uscita in doppio bar and row. Ecco il segnale tra poco, questo fuori, dentro, fuori. C'è stato quasi un impatto con il video flyer. Ecco che si sistemano per poi partire in doppio bar and row, in doppia rotazione eseguita perfettamente. Si parte con la seconda figura, che è un vertical compress, cioè una persona è seduta e l'altra a testa in giù. Si invertono le due posizioni, fatto anche questo, e ora si va col double jogger reverse. Bellissimo anche questo. L'ultima figura è un totem da seduti, con una doppia rotazione di 720 gradi. Fine lavoro. Se non è uno, uno sport meraviglioso questo, non so quale possa esserlo. Veramente eccezionale, incredibile. La persona che avete sentito parlare, lo ricordiamo, è Leonardo Elia, dei Vertical Formation Skydiving, o meglio, che pratica questa nuovissima disciplina in head down, che abbiamo avuto modo di ammirare ieri. È lo specialista che ci ha introdotto proprio nel free fly. Tra l'altro detiene il record di grande formazione in free fly a 164 insieme a Dimitri Di Te. Allora adesso andiamo a vedere, se non ricordo male, le quattro finaliste. Vedremo il lancio in integrale, le loro dichiarazioni appena atterrati, e poi vedremo il giudizio dei giudici, perché loro ovviamente il giudizio lo sanno sempre e solo dopo l'atterraggio, quando hanno riconsegnato il video. Certamente, per quanti non avessero seguito la prima giornata, tra poco vedremo questo esercizio in ripetizione attraverso il sistema internazionale di giudizio, appunto Omniscore, e potremo vedere con i 35 secondi ciò che gli amnesia formati da Antonio Nardelli, Alessandro Romeo, Monica Sperduti, Giuseppe Cossu e il video flyer Massimo Fiorini sono riusciti a realizzare. E il video, vediamo che è contento. Buongiorno ragazzi. Eccoli, sentiamoli. Oggi è buongiorno, vero? Si auto-intervistano, sentiamoli. Campioni italiani, per la prima volta loro. Io per la prima volta con l'Inno della Corte nel 95 a Pratone del Vivaro, e oggi 20 anni dopo nel 2015 a Guidonia con l'Inno della Corte. Grazie. Ti sta citando. Eccoci qua, ultimo lancio del campionato, il primo e l'ultimo anche di questa giornata splendida in cui
Ringrazio i miei compagni che mi hanno reso partecipe di questa grande esperienza. Grazie a loro sono diventata campionessa italiana degli esordienti. Quindi loro danno oggi già per certo. È la prima volta che salto con soli uomini e questa cosa mi rende veramente, veramente orgogliosa. Grazie. Eh sì, allora lo sai perché lo danno per certo? Perché con questo 14 al decimo round passano 142. Gli Oxygen Team. Vedremo dopo, adesso vediamo se effettivamente hanno sì, realizzato. È 10, è il famoso uccellino che dà le informazioni, è 14 volevo dire, e con 142 praticamente si trovano a un divario talmente tanto elevato su Bahia Storming, su Oxygen Team, su C4 Team, da rendere blindata questo risultato. Ma il competitore se ne accorge una volta atterrato della performance che ha fatto. Esatto. 12-13, ecco l'ultima proprio sui 35 secondi. Vediamo se c'è la conferma. Un giudice, Sandro Gargini, non ha dato il 14° punto. Sandro Gargini, Gianluca Gaini e Sara Sacchet. Adesso Oxygen Team, ma come detto è operazione quasi impossibile quella di recuperare a questo punto la bellezza di 126, 136 sono 26 punti. Praticamente servirebbero due salti. Aia, qui c'è stato un problema. Qui c'è stata una sovrapposizione, un cambio di posizione tra le due. E infatti si vede adesso un po' di nervosismo nel chiudere, anche perché loro comunque, se non ricordo male, c'è anche il discorso del terzo, secondo e terzo posto. Ma loro stanno lottando soprattutto per questo. Bravo, esatto Carmine, perché i Bahia Storming si trovano in questo momento a 104 contro i 106 degli Oxygen Team, più indietro a 94 abbiamo C4 Team, sempre per quanto riguarda la classifica esordienti. Intanto l'abitato di Guidonia sullo sfondo, giornate molto calde. Oxygen Team con Elia Bacciocchi, Gianluca Battagliola, Fabio Munaretto, Vincenzo Francesconi, Video Flyer Marco Rossi. Qui ci dovrebbe essere il problema della sovrapposizione. Cambiano posizione, bisogna vedere se è stata fatta. C'è la penalità. Sono quei cerchietti che vedete accendersi sulla destra del teleschermo. Quando sono verdi vuol dire che simultaneamente i tre giudici vanno a sancire la bontà della figura quando è chiusa. Se c'è un rosso vuol dire che uno dei tre evidentemente non è d'accordo. Con un ravvisato e penalità al terzo la punto. Penalità, esatto. Al blocco foton. Quindi gli Oxygen Team concludono il loro campionato a 116 e adesso devono respingere l'assalto di Bahia Storming con Daniele Emiliani, Roberto Serra, Alessandro Semino, Moreno Giovanardi e Alberto Marazza. Video. Sono solo due i punti di divario, 106 Oxygen Team, 104 Bahia Storming. Qui si sono distanziati forse troppo e stanno perdendo. È un blocco difficile. È un blocco difficile e forse hanno dato lì addio alla chance di poter ancora una volta e addirittura il video flyer ha buongiorno, perso. Buongiorno Roberto Serra, Brainstorming e Garzigliana. Eccoli, ce lo spiegano loro. Abbiamo qui Daniele Emiliani, Alessandro Semino, Alberto Marazza e Moreno Giovanardi. Bellissima gara e siamo rimasti anche un po' sorpresi dal livello molto elevato di tutte le squadre, partiti un po' in sordina e ci siamo trovati comunque a combattere per il secondo posto e ancora non sappiamo l'esito, stiamo aspettando il giudizio dei giudici. Speriamo bene. Un saluto a tutti e un ringraziamento a tutti quanti per questa manifestazione bellissima. Allora, è il Bahia Storming, adesso lo vediamo.
queste sono, sono praticamente voci raccolte subito dopo l'atterraggio. Subito dopo l'atterraggio, mentre i giudici stanno valutando il no, poco salto. Prima, perché loro devono arrivare in hangar e devono dare materialmente il video. Esatto, esattamente, ai giudici. Esattamente. Sono situazioni improvvisate, però ne vale la pena, perché almeno gli appassionati non solo ascoltano ma guardano anche le facce, di questi competitori. Mancano 2 secondi e 9 10 10, proprio, ma 10 come gli Oxygen Team, quindi non cambia la situazione. 116 gli Oxygen Team, 114 Brian Storming. Il podio è di fatto formato, non so se vedremo anche i C4 team, sì. Eccoli, sì. Vedremo, eccoli. Eccoli qua, C4 team con Riccardo Dottavi, Fulvio Pini, Valeria Ciliberti, Bruno Carsenzuola e il video Costantino Messina. Vediamo l'uscita. Hanno utilizzato un'uscita diversa dall'uscita obbligatoria, proprio per garantire il primo punto. Molto difficile questo blocco, il photon-photon, perché la coppia, ecco, questa che vediamo a sinistra, deve praticamente girare di gamba senza l'ausilio di un braccio. È indispensabile allontanarsi, forse così è troppo, ma è indispensabile allontanarsi, perché nella rotazione si devono evitare delle collisioni. Non è tanto un problema, come dire, di sicurezza o di traumi. Scusa, ho detto una stupidaggine, la stella è forse non ho, sì no, ho detto una stupidaggine io. Il primo punto è la stella, quindi l'uscita era perfetta. Della squadra C4. Ascoltiamoli. Di Cumiana. Bel campionato, bel posto, ci siamo davvero divertiti, bella competizione, tante squadre, livello molto molto alto. Noi abbiamo gareggiato per la categoria esordienti ed è stato un onore per me saltare con loro e quindi divertirmi anche questo campionato. E immaginiamo che anche per loro sia stato un onore saltare con lui, ovviamente. Allenati da Ivan Quadrio, che vediamo lì sulla destra con la maglietta rossa. Rossa. Che ieri ho chiamato Ivano. Ivano. Ma no, perché è scritto Ivano, hanno sbagliato. No, ma ci conosciamo da anni. Da 15 anni, quindi anche tu sei un po'. Sono anch'io vecchio, ma non ho bisogno di andare a ricordare alcuni personaggi del mondo paracadutistico, alcuni magnifici atleti che hanno saputo emozionare e vincere a livello internazionale per l'Italia. Anche loro un bel risultato, vedi? Se confermano l'11 hanno fatto più, sì, della. Sì, è confermato. E ci hanno provato fino in fondo a superare Ben Storming, ma era impossibile. Avrebbero dovuto costruirlo un po' prima questo risultato. Comunque 11 è quasi il miglior risultato. Chiudono con 105 in quarta posizione, ma adesso siamo su la nazionale italiana. Nazionale italiana sugli assoluti estremo. Con gli Extremo di Placido Udine, Antonella Chiarin, Fabio Lorenzetti, Mirko Righi, Massimo Fiorini è il video e Marco Arrigo è il team leader, diciamo. In questo caso anche la riserva. Non è partito bene. È una sovrapposizione un po' così, un po' ballerina, un po' come diciamo noi sulle uova. Lo dicono anche nello sci. Difficile questo blocco, lo vediamo. Ho perso qualche secondo. Vedete che hanno delle accelerazioni su alcune figure e poi. E quindi niente, finito il lavoro. Estremo, comunque guidano la classifica dopo il nono round. Adesso abbiamo Energy Cumiana intanto con 156. Energy Cumiana, questo team, è al secondo posto con 144. In teoria tutto ancora è possibile, ma soprattutto dietro c'è grande lotta tra i Chevara al femminile con 135. Buona l'uscita. E i 610 con 138.
della partita fanno parte anche i Nitro Team con 133. Ahia. Questo blocco nuovo crea dei problemi nella chiusura dei singoli. E poi penso che la regia vi proporrà i due lanci insieme per vedere la differenza di volo che c'è tra le due squadre. In parallelo, sì. Questa è una soluzione che permette a tutti noi di vedere meglio gli esercizi. Bello, e trarne. Ok, è stato Eccolo un gran qui. Campionato, una bella gara, un po' sofferta, però alla fine abbiamo tirato fuori i denti, anche le unghie, e abbiamo fatto vedere gli estremo per un'altra volta. Quinto anno consecutivo campione d'Italia, grazie a tutti quanti, grazie, i miei compagni, grazie. E grazie anche a Marco, il nostro coach. Quindi loro già hanno dato per Fabrizio Del Giudice, ex estremo. Non possiamo fare altro che rendere onore delle armi, come si dice, ai nostri amici, colleghi, nonché avversari, estremo, anche ex compagni di squadra che comunque hanno fatto molto bene. Noi siamo molto soddisfatti ugualmente, si poteva fare meglio, certo, però abbiamo tirato fuori la grinta fino alla fine. Abbiamo dato, come si dice, fino match dopo match, quello che si poteva rendere dura la battaglia. Però è stato un bel campionato, complimenti alla SS Lazio, a tutti quanti, per questa bellissima opera che è stata fatta. Grazie e al prossimo anno. Energy! Allora, abbiamo ascoltato i due team, primo e secondo, nella classifica assoluti, Extremo, Energy, Cumiana. E adesso rivediamo, come aveva anticipato Carmine Della Corte, i due esercizi in parallelo. No, penso che la vediamo singolarmente la squadra e poi dovrebbero essere in parallelo, se non ci hanno dato una notizia sbagliata alla regia. Rimango sempre affascinato dal rumore dell'aria. Io ricordo che la Rai e Rai Sport è stata pioniere nel mostrare il paracadutismo sportivo a livello europeo. Ma le prime gare c'era qualcosa, non so se ti ricordi Carmine, che non andava. Nel senso, noi vedevamo soprattutto, ecco, lavoro relativo o discipline artistiche, freestyle, c'era qualcosa che non andava e poi l'abbiamo scoperto. È un po' per il film i filmati che mancavano le nuvole per vedere. No, soprattutto i filmati erano splendidi come quelli di adesso, ma non avevano il volume chiuso. Certo. E se non c'è il rumore dell'aria e non si ha l'idea del corpo in caduta, sembra una banalità, ma tutto è cambiato a livello televisivo quando abbiamo iniziato a proporre filmati con audio e quindi con vento. Anzi, in questo momento è anche un po' soffuso, possiamo anche saltare il rumore del vento, gli effetti, i cosiddetti effetti. Allora, Energy Cumiana, un bellissimo 14. Contro l'11 degli Estremo chiudono e sono campioni d'Italia per la quinta volta, vedete, con 167. Adesso vediamo Estremo, 158 vediamo, Energy Cumiana. Adesso vediamo la differenza del lavoro qui, già dopo 8 secondi c'è una differenza di punteggio. Sulla sinistra i neocampioni italiani. È più raccolta l'azione degli Estremo. Sì, ma avevo detto che nell'uscita c'era stato qualche problema. Quattordici, morbidi, molto morbidi. Grande soddisfazione all'ultimo round, battere, diciamo, la squadra campione d'Italia. Energy Cumiana, lo ricordiamo, Federico Angelotti, Stefano Rossi, Fabrizio De Giudice, Giovanni Carne e video Lorenzo Fasanelli. Ma adesso siamo alla lotta per il bronzo tra Ikevara, 6-1-0 e Nitro Team. Eccolo qui il team al femminile di Ikevara: Maria Cristina Angelucci, Simonetta Bardi, Eva Tusset, Alessandra D'Annibale, e il video è Noemi Zebi.
dopo 9 round che corrispondono a 9 lanci, 9 prove, Ikebara hanno 135 punti in totale. Sono state bravissime, sono riuscite a compiere il secondo miglior punteggio di nona manche a una sola lunghezza dagli estremo. Quindi il livello di competizione è elevatissimo per questo campionato italiano 2015. Grazie di tutto Lino, è stata una gara bellissima, non ci aspettavamo neanche noi con così pochi lanci di allenamento di fare dei bei lanci, quindi siamo soddisfatte veramente tanto, e il posto è stato l'organizzazione eccezionale, quindi meglio di così non poteva andare. Ringrazio tutti, Noemi, la nostra videooperatrice. Grazie a voi per questa esperienza, bellissima. Simonetta, la colonna portante della squadra. Grazie Lino, grazie di tutto. Ciao Eva, ciao. La gara più bella della mia vita, grazie a tutti. Un bacio, grazie. Dicono tutti grazie Lino perché ho detto che forse è l'ultima volta che organizzo. Allora, Guevara, eccoli qui le Guevara team che adesso andiamo a rivedere, vediamo quello che hanno realizzato. Lo ricordiamo, il loro obiettivo è cercare di salire sul podio, ci sono due team, 6-1-0 e Nitro Team che sono lì. Quasi con lo stesso punteggio. Intanto abbiamo un po' emarginato il nostro Leonardo Elia che ha facoltà di entrare a gamba tesa in ogni momento. No, ero rimasto un attimo affascinato da questa battaglia per prendersi il posto in questa categoria di assoluti. 13. Cioè, hanno fatto più degli estremo. Fantastico. Sì, hanno fatto 2 punti più degli estremo. E adesso 6-1-0. Vediamo come sarà il lancio dei 6-1-0. Cambio 6-1-0 che dopo 9 round si trovano a 138, quindi 3 punti davanti alle Guevara che in questo momento sono quarte. Sono tanti, sì. 3 punti. Posso dire uno degli errori, certo, più brutti di essere di fare qui c'è una un problema del genere, si chiama brain lock, proprio quando ti dimentichi cosa devi fare. Guarda, questo ne posso parlare io con cognizione di causa. È una brutta sensazione perché vedi che le altre tre persone viaggiano, hanno voglia di far punti e te stai lì con la a guardarli e dire oddio adesso che cosa devo fare. E qui hanno perso qualcosa comunque. Ascoltiamoli. Comunque è stato secondo me un bel gran campionato, c'erano tante squadre comunque allo stesso livello, è stata una bella gara. Abbiamo cominciato sicuramente meglio di come abbiamo finito, adesso l'ultimo salto non è ancora stato giudicato, speriamo che si concluda sì, ma benino, li vedo preoccupati. E non con un dramma finale, però al di là di questo la gara è stata bella. Eh sì, c'è stato un problema. Perché a pelle lo senti quando il lancio non è andato nel migliore delle... Livio Piccolo è in ginocchio. Adesso vediamo. Vediamo dov'è il problema. Ritz Ice Pick, blocco 19. E il problema è qui. Rotazione buona e c'è la sovrapposizione del singolo. E qui hanno perso tempo. Tanto tempo. Almeno un paio di punti. Vediamo come chiudono con 9, colpo di scena a questo punto. Guevara Team balza in terza posizione. 148 per Guevara Team, 147, un punto soltanto però li priva del podio. Quindi 6-1-0 in quarta posizione, Guevara Team che sale sul podio. Questo team tutto al femminile che ha stupito con pochi lanci di allenamento. Ha tenuto il passo, pensate, 10 punti soltanto di differenza tra gli Energy Cumiana. Intanto qui partiamo con la precisione
in atterraggio e cambiamo totalmente disciplina, precisione in atterraggio. Non so se la regia ci ripropone la classifica finale delle tre discipline. Ma staremo a vedere. Allora, innanzitutto, questo al quinto round, questa è la situazione. Esercito Carabinieri. Ovviamente qui è diverso dal lavoro relativo a quattro elementi, cioè quei punteggi che avete visto, più sono alti, peggio la squadra, il team o l'individuale, il singolo atleta è andato, ovviamente, perché saltando da 1000 metri d'altezza si apre dopo 6, 7, 8 secondi e si inizia a descrivere un percorso, un tragitto di avvicinamento, una rotta di avvicinamento al bersaglio, che è questo sensore di 2 cm di diametro che va colpito, come avete visto in questo caso, con il tacco della scarpa, un tacco sagomato a punta, e quindi fare 0 vuol dire avere 0 cm di errore. Alessandro Di Prisco, intanto, del team Lazio, lo sottolineiamo, non perché Carmine Della Corte è qui con noi, ovviamente. Tra l'altro, nella cerimonia di apertura anche Antonio Buccioni, il presidente della Polisportiva Lazio, è voluto essere presente. Intanto Stock ha fatto un 5 cm, 2 cm per Di Prisco. Questo è il Cessna 206 guidato da Marco Piscitello. Abbiamo una bandiera dell'esercito. No, è sempre nostro, è sempre Michele Pinna, dei nostri istruttori. Sì, sì, perché c'è il simbolo al centro, hai ragione. È stato il mio istruttore di paracadutismo. Ecco. Lo porto nel cuore, il grande Michele. Raccontaci qualcosa di lui, allora, Leonardo. È un grande esperto di paracadutismo, saltava a Latina, un centro di paracadutismo lì. Mi ha insegnato tanto, è grandissima persona, sempre molto tranquillo, ti trasmette una bella tranquillità. Grande esperto di paracadutismo. E vediamo quanto un centimetro. Un centimetro di errore. A un centimetro dal centro sarà quota 33. La regia non ci ha riproposto, intanto una bella visuale del campo gara. La regia non ci ha riproposto la classifica finale delle tre competizioni di lavoro relativo. Intanto vediamo i carabinieri. Abbiamo già informato gli appassionati di quello che è stato poi l'esito della gara, di estremo, vittoria, secondo posto, testa a testa con gli ex campioni italiani dello scorso anno. Gli Energy Cumiana, terzo posto per i Cavara. No, i campioni sono sempre gli estremo. Dai. No, è quello che ho detto. Ho capito male io. Sì, no, ho quello che ho detto. Ho poche idee, magari confuse, ma. Pago una birra. No, assolutamente. Intanto allora, vediamo i carabinieri. Allora, in Pizziconi Marco con un centimetro. Allora, Marco Pizziconi, un centimetro, lo ricordiamo, questo è il sesto round. Sì. Sesto round. Il sesto e ultimo round. In precedenza Marco aveva realizzato uno zero. Esatto. E quindi anche nel primo round uno zero. Esatto, in totale in questo momento ha 8, se non sbaglio. Adesso Claudio Carbone. Sempre per quanto riguarda il centro sportivo Carabinieri. L'ultimo che abbiamo visto è Vanni Pierfrancesco, Davide, purtroppo ci siamo distratti, che è stato prestato dai Carabinieri alla squadra della Lazio, che ha fatto un centimetro solo. Quello sì, blu e rosso. Sì, quello che io avevo detto, ecco qui abbiamo una bandiera dell'esercito. No. Sì, no, è Vanni Pierfrancesco, anche perché quest'anno è stata fatta una cosa un po' diversa, il parashow che si doveva svolgere allo Stadio dei Marmi a novembre, ovviamente è stato annullato perché, vista l'organizzazione abbastanza imponente di questo campionato, abbiamo deciso di convogliare tutto su Guidonia.
e poi abbiamo in mente di riportarlo a Roma perché è la sua sede naturale. Ecco, dopo questo campionato italiano, dopo questo parashow, Guidonia, secondo te può essere la sede ideale per il prossimo mondiale? Ricordiamo che grazie all'ENAV, grazie a tutte le autorità del volo, è stato costruito proprio un cilindro nel quale tutti gli aerei si possono muovere in sicurezza. Passano circa 3.000 voli sopra la capitale ogni giorno. Il comandante dell'aeroporto Barbieri, il colonnello Antonio Picariello, ha messo a disposizione lo stato maggiore, il comando maggiore, di Bari, ma ha messo a disposizione proprio tutta la logistica, 180 persone circa, e quindi, però ecco, dopo questo esperimento tra virgolette può tornare a essere quella che una volta era chiamata la città dell'aria? Ma quello dipenderà, noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso dipenderà dalle istituzioni, dipenderà dall'Aeroclub Italia, dipenderà dal comune di Guidonia, perché un campionato del mondo con tutte le discipline si parla di qualche migliaio di atleti accompagnatori. Allora, vediamo Luigi Intanto. Pinchieri, qualcuno si sarà spaventato, soprattutto a terra abbiamo sentito le esclamazioni delle persone. C'è stata una bella virata brusca. Ma sì, fatta apposta ovviamente. Certo. Ha tirato molto forte il comando e la vela è entrata in una rotazione molto forte. No, nel caso loro tirano la funicella esterna, perché essendo un 300 piedi è molto difficile. Ah, scusate, non l'avevo visto. Ecco qua. Quindi la virata è di naso. Sì, io non sono un grande esperto di paragotismo di precisione, quindi diciamo che... Questo è un 300 piedi. Io ho un 99 piedi quadrati, quindi... Contro i 300, ma ovviamente cambia non soltanto la dimensione ma anche il disegno. Sì. Vedete i cassoni davanti, questa è una vela, è un profilo completamente diverso perché la funzione è completamente diversa, quindi coefficienti di avanzamento cambiano, cioè la vela che utilizza Leonardo Elia è una vela molto performante, possiamo paragonarla a un caccia supersonico contro un aereo da carico come può essere la vela di precisione. Sì, la mia proprio non un caccia, perché ci sono vele molto più performanti. Sì. Ancora di più la mia è un... E dipende che caccia hai comunque. Ecco, un caccia abbastanza veloce, ma non proprio il più veloce. Qual è la più piccola? Ci sono persone che saltano con vele di 70, 75, 71, 69 piedi quadrati. Poco più che tovaglie. Esatto, delle tovaglie sopra la testa. Intanto vediamo Pinchieri. Allora, Luigi Pinchieri, accolto dall'applauso, è un centimetro. Ovviamente per portare una vela del genere molto piccola devi avere una grandissima esperienza e saperle manovrare, perché sennò è veramente come avere, è come dare un caccia a un bambino che non sa neanche guidare una 500. Ecco. Esattamente. Beh, noi abbiamo visto nel campionato l'idea. Italiano di Swoop a Ravenna, insomma, arrivano anche a 120-130 km/h, che non è ma poco. Devono fare quelle velocità proprio perché come caccia la superficie alare è ridotta e quindi ha bisogno di maggiore importanza, anche perché fanno gara a chi va più veloce, quindi è proprio Fabrizio Mancia. Allora, 3 Fabrizio, centimetri. Purtroppo per lui 3 centimetri, perché era andato benissimo, un centimetro all'esordio, poi due zeri consecutivi, poi 2 centimetri, poi di nuovo 0 al quinto, adesso in questo sesto, purtroppo per lui 3 centimetri, quindi peggiora la sua media. Pinchieri sta a 2 centimetri, ha fatto 4 zeri. Adesso abbiamo Massimo, no, abbiamo il grande campione, sì, Giuseppe Tresoldi, 18.000 lanci all'attivo, due volte campione del mondo individuale e un 3 o 4 volte campione del mondo a squadre. Eccellenza del paragonismo italiano. È persona stupenda, aggiungo io. Controlla, ci sono comunque, è difficile. Un centimetro è una zona abbastanza difficile perché ci sono anche altre strutture, oltre a quelle fisse, anche quelle mobili, che negli ultimi metri possono creare dei problemi di vento. E comunque siamo al limite del vento, siamo tra i 5 e i 7 metri, quindi potrebbero anche bloccare la gara. Se supera i 7 metri al secondo. Allora, Giuseppe Tresoldi, un centimetro, comunque è sempre una buona media. Adesso vediamo Massimo Agnellini fa parte sempre del team ovviamente dell'esercito, e Massimo Agnellini
è troppo per lui, ha compromesso non soltanto la classifica sua individuale ma quella squadra con un 16 al secondo round. Il 16 è il massimo punteggio negativo che si può dare, perché è pari al raggio del piattello che contiene questo sensore, quindi se si atterra fuori zona, fuori dall'aeroporto, è sempre 16 in pratica, anche se si atterra sul materasso, sempre 16. Infatti vedi, stanno molto sulla verticale del bersaglio, proprio perché l'avanzamento è minimo e comunque la tengono al 50% del freno, del comando. Tenerla al 50% cosa ti garantisce, Carmine? Beh, di essere più verticale sul bersaglio. E allora d'orgoglio ha fatto un centimetro, la sua è stata una manche, è stata una gara non buona, poi 5 centimetri al terzo round, 2, quindi 3 all'ultimo round e poi questo centimetro d'orgoglio. Quest'anno praticamente mancano diversi big, perché contemporaneamente c'è il campionato europeo, big che hanno vinto. Perché qui loro si stanno giocando, ricordiamo, il trofeo, la spada. Ecco, l'altra cosa che ci siamo dimenticati, che quest'anno le tre sorelle, le tre spade si sono rincontrate, quindi come quella della precisione c'era quella del lavoro relativo esordiente vinta dalla Lazio Borderline a Garzigliana del 2001 al primo Golden Gala, dove noi facemmo una diretta di 3 ore e mezza, se ti ricordi. E poi vinta dai Towers Garzigliana, e queste due spade erano rispettivamente nei due centri di paracadutismo, e quindi noi l'abbiamo riportata con il Cessna, e Garzigliana con il pilota Fabio Merlo l'ha portata in volo con il Pilatus, che è il Pilatus, uno dei due Pilatus appunto è di Garzigliana, e quindi quest'anno abbiamo voluto far incontrare le tre spade che poi come ogni anno saranno rimesse, diciamo, in gara, e quindi le altre due sono andate appunto agli estremo nella categoria assoluti e agli amnesia di fermo per quanto riguarda la categoria esordiente. Io poi volevo dire anche una cosa, ovviamente i giudici, il direttore di gara, che ormai la gara si sta andando a chiudere, c'è stato un grande lavoro da parte di Antonio Guzzo, istruttore nonché responsabile del centro di paracadutismo di Fermo, e di Elsa Felisatti, che ha gestito insieme alla torre di controllo tutti i lanci, cioè ogni volta che i paracadutisti aprivano il paracadute, la biga pare in questo caso denominata Houston, comunicava alla torre di controllo che erano regolarmente aperte le 10 vele e che erano regolarmente atterrati 10 paracadutisti, e questo è stato fatto per 4 giorni ininterrottamente, oltre al lavoro ovviamente dei giudici. I 4 giudici della precisione: Guido Fasulo, Mario Fabretti, Silvio Di Tecco e Raffaello Venturi. Eccolo qui Giuseppe Tresolti, che è stato coinvolto dall'organizzazione a descrivere agli spettatori le dinamiche di questa disciplina, in apparenza molto molto semplice, in realtà credeteci, più che credeteci, lo possono confermare specialisti di altre discipline come Carmine Della Corte del lavoro relativo, oppure Leonardo Elia del free fly. È una disciplina apparentemente semplice, ma è molto molto complicata. Sì, ti giochi praticamente tutto negli ultimi 3 metri. Colpire questo bersaglio elettronico che ha un diametro di 2 centimetri, ricordiamo poi che ogni atleta ha una scarpa praticamente che è sagomata, che ha sul tacco questo sperone, chiamiamolo così, che deve colpire perfettamente il centro. Allora, dovrebbe essere Marco Pizziconi, se non sbaglio, del gruppo sportivo Carabinieri. Quante sfide tra il centro sportivo Esercito e il gruppo sportivo Carabinieri proprio nel paracadutismo, testa a testa, anzi c'è stato un periodo in cui i Carabinieri la facevano da padrone, e poi il sorpasso dell'Esercito, e ancora oggi possiamo dire che è la forza di riferimento, diciamo.
qui vediamo Claudio Carbone, mentre Pizziconi ha realizzato un centimetro. Claudio Carbone, ricordiamo che lo scorso anno nel nostro centro di paraismo al Fly Roma arrivò a pari merito con Luigi Conga, non ci fu un lancio di spareggio e vide praticamente si è fatto sfilare questa spada avendo lo stesso punteggio di Luigi Conga. E come Claudio dicevo prima, Carbone comunque, ho capito bene, 1-0 ha detto lo speaker, un centimetro, 3 in totale. Lo 0 l'aveva fatto prima, 3 in totale. Eh sì, 3 in totale, Pinchieri Luigi ne ha fatti 2. Adesso è Bartolomeo De Gaetano. Possiamo già dire che nella classifica individuale Luigi Pinchieri vince la classifica individuale. Lo possiamo dire perché ha un centimetro soltanto di errore. No, ne ha 2. 2, chiedo scusa. 2 centimetri di errore. Quindi Claudio Carbone proprio in questo round ha fatto il suo centimetro di errore, quindi è a 3 centimetri in totale. Bartolomeo Di Gaetano invece ha fatto un centimetro, ma era compromesso dal 16 della quinta manche. Qui abbiamo Daniele Bianchi che non so se è già o sarà il futuro comandante della squadra del centro sportivo Carabinieri, e sta affiancando il comandante Alberto Tabarani, che in questi anni è stato di grande supporto a tutte le manifestazioni e le gare che sono state fatte a Roma al Parashow. Ricordiamo che nel 2005 lo facciamo il Parashow. Un saluto ad Alberto Tabarani, lo salutiamo per nome e cognome senza grado, perché comunque lo possiamo definire un amico dopo tante giornate lui passate insieme. Intanto l'ultimo 0 intanto. Bravo Daniele. Daniele Bianchi, il terzo round 4 centimetri è stato il peggiore, poi al quarto 1-0, al quinto un centimetro soltanto e in chiusura adesso 0 centimetri, 7 in totale per lui. Mancano le ragazze, il team uomo, anche in questo caso 4 ragazze, team. Volevo dire appunto, vorrei ricordare quel bellissimo Parashow Stadio del Marmi nel 2005, fu dedicato ai ragazzi di Nassiria e ci fu un grande supporto dall'arma, dove appunto i decolli dell'elicottero avvenivano dalla caserma Salvo d'Acquisto a Tor di Quinto, ne facemmo circa 75, dove la cerimonia di apertura ci fu la banda dei Carabinieri. Quindi il Parashow che è organizzato da noi, però noi lo condividiamo con questi due grandi gruppi sportivi, Esercito e Carabinieri, che ci hanno sempre supportato, e ci dispiace per questa edizione che appunto, come dicevo prima, mancano quelli che le hanno vinto, quindi Luigi Conga, Paolo Filippini, Gullotti, che oltretutto ci ha portato un bellissimo bronzo ai campionati europei, notizia di poco fa, e adesso ci concentriamo sull'ex campionessa italiana Carla Brighetti, che oltretutto è anche giudice e non si è fatta mancare la possibilità di venire a questa competizione. Carla Brighetti appunto ha voluto partecipare, non è informissima e comunque sta lottando per tenersi il podio, ma forse anche per fare uno scherzo a Daniela D'Angelo, che vedete in questo momento in avvicinamento. Tra le due ci sono circa 5-6 centimetri di errore, no, forse di più, però sappiamo che nella precisione di atterraggio basta un 16 per sprofondare, quindi fino all'ultimo la tensione deve essere massima. Leonardo Elia viaggia su altre velocità, viaggia su altri cieli, perché la differenza è la caduta libera, quei 50-60 in alcuni casi, come nel record mondiale che avete conseguito,
sono anche di più i secondi, e quella è un'esperienza. Poi c'è un'altra esperienza del volo con la vela aperta. Certamente gli atleti della precisione se la godono di più, 3 centimetri Daniela D'Angelo, e quindi 40 in totale, e credo che resterà, vediamo cosa fa adesso Annalisa Di Tecco, la figlia del giudice Di Tecco, tra le altre cose. E dicevamo, c'è quest'altro momento dell'apertura del paracadute, quindi è del volo più tranquillo, in cui uno può osservare. Oddio, sì. Voi non tanto, perché le è vostre, tutto veloce, è tutto veloce, anche le virate sono veloci, eccetera. Ma io vorrei sapere questi 60 secondi, mettiamo che siano 60 secondi. Aia. Come si vivono? Come si vivono? 5 centimetri intanto per la Di Tecco, che ha stallato la vela e quindi chiude a 49 lontana. Adesso credo che manchi soltanto Morena Franceschetti per capire come sarà composto il podio. Prego Leonardo. Sicuramente la fase in volo, la fase della caduta libera è totalmente differente dalla fase con la vela aperta. Sono due emozioni differenti, ma bisogna rimanere sempre concentrati alla stessa maniera. A volte viene sottovalutata la concentrazione che bisogna tenere sotto appunto la vela aperta, mentre invece è molto importante rimanere concentrati e fare sempre un buon atterraggio lontano da ostacoli. La definizione di sport ad alto rischio calcolato è ancora buona, è ancora valida? Sicuramente ci sono dei rischi, sono intanto minimi. Intanto scusate se vi interrompo, perché io sono concentrato Morena sulla gara. Morena Franceschetti 16, quindi nonostante quello che dicevi è arrivata sulla la situazione allora è delineata. Daniela D'Angelo è la campionessa italiana davanti non a non è campionessa italiana, no. Scusa se ti interrompo, sì. Ha vinto il parashow. Sì, hai classifica ragione, femminile hai ragione. Classifica intanto l'ultimissimo Umberto Bersani classe 43, e che insieme a Eugenio Pizzitutti, per quanto riguarda le formazioni in caduta libera, sono i paralisti più anziani di questo evento. Hai fatto bene a correggermi, quindi Daniela D'Angelo vince il Parashow 2015 femminile. Carla Brighetti seconda, terza Annalisa Di Tecco. Eccolo qui intanto la classifica per quanto riguarda l'undicesimo trofeo di Lega, con Luigi Pinchieri che vince. Questo è il proseguo della classifica. Riprendiamo il discorso, tanto le classifiche sono molto molto chiare e evidenti. Il discorso della disciplina ad alto rischio calcolato, e Carabinieri, Esercito e Team Lazio al termine del Parashow 2015 a squadre. Sì, stavamo appunto dicendo del rischio nel paracadutismo, che è uno sport estremo, ha i suoi rischi ma minimi. La maggior parte degli incidenti accadono proprio per incidenti a vela aperta, e appunto rientriamo nel discorso che stavo facendo prima, che a vela aperta bisogna sempre rimanere molto concentrati, soprattutto in atterraggio. È come l'aeroplano, il momento più difficile è il decollo e l'atterraggio. Esatto. La stessa cosa è il paracadutismo, ma se si rimane concentrati e si sta attenti a tutto, i problemi non ce ne sono. Voi siete la dimostrazione. Cosa stiamo vedendo, Carmine, qui? Un documento eccezionale. Sì, prima dell'intervista del comandante del 60esimo c'è l'uscita di Giuseppe Tressolti, che ci farà una sorpresa a chiusura di tutto. Sono perché le gare sono. Eccolo qui il colonnello Picariello del 60esimo stormo. Siamo alla chiusura di questo evento del Parashow e campionati nazionali italiani. Evento che è stato possibile realizzare grazie alla sinergia fra le istituzioni, fra l'Aeronautica Militare, fra il Comune di Guidonia e l'Aeroclub Italia. Sono stati 4 giorni bellissimi e desidero ringraziare tutti, anche le associazioni che ci hanno aiutato affinché fosse possibile questo evento. Il più sentito ringraziamento va al personale, agli uomini e alle donne del 60esimo stormo,
che grazie al grande contributo hanno veramente, veramente reso possibile l'evento. Grazie a tutti. E questo l'abbiamo visto, in effetti bisogna dare atto al colonnello che lo sforzo è stato ripagato comunque da un grandissimo afflusso di persone nell'ultima giornata, circa 5.000. Questa bandiera che abbiamo visto in precedenza, prima di ascoltare il colonnello, è portata da Giuseppe Tresoldi. Non vi fate impressionare dalle dimensioni, perché è piccola, è piccola. Sono solo 150 Paolo metri. Paolo Filippini ne ha messa in aria una di... da 1.000 metri. 1.000 metri quadri. Quindi questa in fondo è una bandierina, è quasi. Praticamente una più grande di 6 volte, esatto. 6 volte e mezza. Esatto, lì c'è addirittura problema che certi lanci non si possono fare se in quota c'è vento di una certa intensità, perché altrimenti trascina indietro la bandiera e il paracadutista va avanti, arriva avanti in pratica. Questo è il... Noi l'avevamo vista quella da 300 problema. Metri lo scorso anno al Fly Roma, esatto, e ci aveva impressionato. Ecco, questo è però una... è meraviglioso. Qui ci vorrebbe un'istantanea per fermare questo momento. Il tricolore al tramonto è difficile anche da poter commentare, immagini così belle, così emozionanti. Giuseppe, che turbolenza che fai, esatto, allora il video ha detto: vedi che turbolenza che fai, cioè, è passato dietro, è passato dietro, pensate, e ha risentito una grande turbolenza. Con questa vela adesso Giuseppe Tresoldi andrà ad atterrare sul sensore dove si è gareggiato sino a poco fa, sul tappeto, no? Sul perché tappeto. Il sensore è stato tolto, sul sensore per far capire che atterrerà lì dove sono atterrati gli atleti. Solo una cosa, ci siamo dimenticati di Stefano Bonserio del team degli Easy to Fly, delle tutelari, che probabilmente vedremo dopo, era solo per correttezza. Hai fatto bene. Ecco. Io ovviamente rimango così, senza parole per questo salto che va a chiudere questo bellissimo evento. E non abbiamo detto una cosa importante, che i veri protagonisti sono stati i competitori, quindi io faccio i complimenti ai competitori, perché è inutile mettere in piedi un evento del genere quando poi non hai le persone che sono all'altezza di un evento del genere. Ecco. Allora, ci siamo adesso, l'ultimo, io credo che sia l'ultima virata di Giuseppe Tresoldi, però lui sta lavorando sopravvento perché c'è, esatto, comunque vento. Esatto. Quindi e dovrà calcolare in base al vento che percepisce, ma soprattutto guardate, quasi porta indietro, il vento sta portando quasi indietro la bandiera e ovviamente Giuseppe Tresoldi. No, c'è l'avanzamento, che Davide, la ecco, diciamo sì, una cosa, che il fatto che non lo porta indietro ovviamente, però la sensazione è che lo rallenti quasi fino molto a fermarlo. Allora, è un tessuto speciale, molto sottile, perché sennò avrebbe un ingombro, esatto, e poi ha questo peso sotto, mi sembra che intorno ai 10 kg, che lo rende praticamente, ecco, adesso qui lo vediamo il peso lì sotto che la tiene praticamente stesa, vedi che lui sta al 50%, quindi non va al massimo della velocità. Adesso leggera correzione, virata a sinistra, fa traslare in pratica la vela. Lui entrerà nella zona dove non c'è pubblico, proprio per una questione di, ecco, diciamo di sicurezza. Come vedi sta sempre al 50%, quindi la vela lo si vede dall'angolo retto dei gomiti, in pratica, esatto, tira giù i comandi tenendoli a metà, quindi ecco, lo vedi adesso sta sul bersaglio perfettamente, ovviamente il peso toccherà adesso la vela indietro. Guarda, eccolo lì. E beh, bravissimo, bravissimo Giuseppe Tresoldi. Bravo. Del resto campione del mondo. E noi vi lasciamo adesso a questa conclusione del Parashow 2015 del campionato italiano in esso contenuto, con la voce di Pavarotti e con queste belle immagini che ci riassumono queste due giornate. Grazie a Carmine Della Corte, grazie a voi, a Leonardo Elia per averci tenuto compagnia, a Maurizio Pergentini, la parte tecnica, a tutti voi per averci seguito. Vi lasciamo alla voce e alle immagini e alle nostre tute alari, che hanno veramente onorato con la loro presenza
questo fantastico evento. Grazie a tutti voi.